Finalmente ci siamo. Oggi siamo qui per parlare della mia prima denuncia. Yes, che non ho fatto io, però che mi è arrivata a casa. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se vedete che ho leggermente le sopracciglia un po' strane, è per il semplice fatto che ho fatto un casino con questo. Perché l'altro giorno mi ero messa a farmi le sopracciglia. L'altro giorno, tipo 2 mesi fa. No, 1 settimana fa. Sono messa a farmi le sopracciglia e ho visto tipo i belletti che spuntavano. E ho detto no. Adesso li taglio perché mi danno fastidio. Ho preso, ho cominciato a togliere con le pinzette. A un certo punto mi sono guardata. Tipo un sopracciglio è così e l'altro era così. E io ho detto no, non è possibile che un sopracciglio è così e l'altro è così. Quindi che cosa ho fatto? Ho tagliato anche questo. Adesso ho 2 sopracciglia così. No, in realtà tipo mi arrivano qua. E prima mi arrivavano qua e vabbè. Quindi se vedete le sopracciglia un pochino così, abituatevi, perché per un mese o finché non ricresceranno rimarranno così, per il semplice fatto che se no io mi vergogno ad uscire così. Non che così sia meglio, perché santo Dio, io ho le sopracciglia scurissime, più scure di sto coso. Quindi per trovare una matita ci ho messo 8 anni e mezzo. Non è vero, ho preso la prima che capitava e grazie al Signore è andata pure bene. Quindi vi prego, apprezzate lo sforzo, non le guardate più. Cioè io adesso mi metto così, non le guardate, non dite niente. Ditemi soltanto quanto ci mettono a ricrescere, perché davvero mi arrivavano qui. E poi si può anche vedere che mi arrivavano qui e adesso mi arrivano qui. Detto questo, non fate domande, vi prego, avete già capito la situazione. Ho sbagliato, tutti possiamo sbagliare. Immagino che qualcuno lì tra di voi, ragazze che guardate, avete sbagliato almeno una volta nella vostra vita a farvi le sopracciglia. Comunque anche la batteria che lampeggia, quindi partiamo subito con il video. Che cosa è successo? Prima, perché questo video lo sto registrando il 27/09/2018, ore 22:07, sono tornata a casa perché ero uscita, andata al centro commerciale, vabbè, tutte cose che non ce ne frega proprio niente. Ah no, ero andata a comprare la matita. Torno a casa e c'era mia mamma che mi ha consegnato una lettera, così mi guardava con questa faccia. E io appena sono entrata ho fatto: ciao mamma, che succede? E lei: che cosa hai fatto? Io: è arrivata una denuncia per te. Dramma, finito il mondo. Perché ho detto ho detto: cosa ho fatto? Ho detto: oggi non ho rubato, ieri nemmeno. Quindi ho detto: boh, non lo so cosa potrebbe essere successo. Allora vado a leggere. Ce l'ho qui davanti. Ovviamente sono tutti quanti dati privati, quindi dove abito io, dove abita quella babbiona che mi ha denunciato, e tutti i dati di casa, nomi, cognomi, eccetera eccetera. Allora adesso vi andrò a leggere. Questo è oggetto verbale di denuncia, questura di Roma, divisione investigazioni generali operazioni speciali. Cioè, proprio qua stiamo parlando proprio seriamente. Verbale di denuncia, querela sposta oralmente da Maria, vi dico soltanto il nome, Maria, nata a Roma, residente a Roma, via carta d'identità, lasciata al comune di residenza, il telefono, impiegata. Ok, c'è tutto questo testo qui da leggere che vi riassumerò io. Praticamente potete sapere che io quando registro video urlo. E questa cosa mi pare che era successa anche a un altro ragazzo, che mentre facevo i video e mentre faccio i video io urlo. Urlo che sono tipo le 2 di pomeriggio, 3, perché a quell'ora si registra. Essendo che io esco da scuola a mezzogiorno, i video registro intorno alle 3, le 4, ma mai dopo le 6. Che cosa succede praticamente? Io ho registrato i video in salotto. In salotto una finestra grande tutta quanta camera mia. Io di solito registro qui, che ho soltanto una piccola finestra che è lì. Quindi quando urlo robe così, di solito o la chiudo, adesso che è inverno, oppure ragazzi, cioè sinceramente non si sente. Ma poi sono, sì e no, 15 minuti di video. Io vorrei soltanto informarvi che qui di fronte a me abita gente che davvero sta fuori di testa. Che poi io alcuni video su queste persone ce li voglio fare, perché davvero sono pazzeschi. C'è uno che passa tutta la sua giornata a urlare, perché, perdonatemi la parola, ma è un tossico che non fa altro dalla mattina alla sera che assumere droghe e poi sfogarsi col mondo affacciandosi alla finestra e urlare contro il vicinato a caso. Poi fino a un anno fa c'era un'altra donna che era la mamma di questo ragazzo, che non faceva altro anche lei dalla mattina alla sera che stare in balcone e urlare, ma parlava da sola. Ma ragazzi, capite, dalle 9 di mattina fino tipo alle 8 di sera, tutto il tempo a parlare da sola, si fermava un'oretta per mangiare e poi ricominciava. Ma perché, vabbè, questa qua era una cosa da celebrare, quindi ahimè mi dispiace tantissimo per questa signora. E poi pace l'anima sua, è anche deceduta circa 6 mesi fa. Però comunque capite che c'erano già stati episodi di urla o cose così. Poi intorno al vicinato abbiamo tutti quanti cani, quindi quando abbaia un cane o non abbaia, sinceramente nessuno si lamenta, perché tutti abbiamo cani. E nel momento in cui io vado a fare un video di 15 minuti, il mondo finisce. Non so perché, non so come, ma io sono stata denunciata da codesta persona per
non perché disturbo della quiete pubblica, attenzione, perché voi pensavate come pensavo io che era questo il problema, invece no. Sono stata denunciata per minacce di morte. Per minacce di morte. Per averla minacciata. Allora adesso vi vado a raccontare questa cosa, perché voi siete confusi, mai quanto sono confusa io in questo momento. Ma adesso vi spiego. 3 giorni fa stavo registrando un video alla finestra e ho fatto una scena dove urlavo woo, così dal balcone, ma tipo 3 secondi, tipo woo e basta. Mi si è affacciata a quella di fronte e mi fa: ma quando la smetti di urlare con questi video di merda? Scusa? Dillo di nuovo. Io ho detto: scusami, non ho capito. Sei sempre qui a urlare, a dire cazzate. Ragazzi, mi è caduto il mondo addosso perché ho detto: scusami, ci conosciamo da 8 anni e mezzo, la prima cosa che tu sei andato a fare è urlarmi, spari un sacco di cazzate. No, 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 questa non va giù, questa non va giù. Io ho detto: guarda, non è nemmeno dato del lei, perché ci conosciamo, santo il Signore, le nostre famiglie ci conoscono. Per quale motivo in questo momento ti stai lamentando? È perché tu ti metti alle 4 di pomeriggio a urlare. Io ho detto: scusami, io la mattina vado a scuola, torno, registro un video di 10 minuti, 2 volte a settimana se non 3, così me le anticipo, e dalle 4 alle 5 mi prendo questa un'ora di urla. E poi ragazzi, non è che un urlo continuo, ci sarà una scena dove faccio wuh, un altro dove faccio bleh, però durano tipo 5 secondi, non è che un video di 10 minuti dove io faccio allora e comincio a urlare tutto il tempo. Cioè, parliamoci un attimo chiaro. E sta di fatto che io gli ho detto semplicemente che devo andare a cagare, perché ragazzi, io veramente in questo momento sono ancora molto amareggiata da questa situazione, perché io sono una persona molto rispettosa nei confronti specialmente di un adulto, perché io ho dei concetti morali che mi hanno insegnato i miei genitori, di rispettare il prossimo e rispettare le persone più grandi, ed è quello che faccio sempre, perché io mi ritengo una persona molto educata. Ma colei che si è affacciata da quella finestra e mi ha urlato: tu spari un sacco di cazzate, non fai altro da mattina a sera che urlare e non fare niente, io in quel momento ho detto: no, qui non c'è più una parità. Ragazzi, il livello tra adulto e ragazzino non c'era più nel momento in cui lei se n'è uscita con: tu spari un sacco di cazzate, non fai altro da mattina a sera che urlare. Allora lì mi è cascato il mondo addosso, ho detto: ma vai a cagare. E l'ho mandato a cagare, ho chiuso le finestre e ho continuato a registrare, perché io ho delle cose da fare, io ho dei video, dei progetti da portare avanti. Sinceramente, anche se ho 16 anni non significa che se avvio la telecamera faccio un video io nella mia vita, o comunque parlando sempre di YouTube, quindi la mia vita sia sociale sia la mia vita da influencer, non ci sono progetti. Io ho tantissimi progetti da portare avanti, consideratelo no un lavoro, questo qui è comunque un lavoro per me, perché ci metto passione, impegno e tanta 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 pazienza, specialmente per idee e video. Gente così che davvero, ragazzi, io non la sopporto. Detto ciò, mi è arrivata questa denuncia a casa. Io adesso sinceramente non so cosa fare, perché effettivamente non so come agire, se non parlare direttamente con la tipa che abita qui di fronte, chiedere per quale motivo non mi ha denunciato per disturbo della quiete pubblica ma per aggressione verbale, chiamiamola così. Vi dico questa cosa perché sinceramente è una cosa che riguarda il canale, che riguarda i video, quindi se nei prossimi video che vedrete abbasserò leggermente il tono di voce, perché io ho un tono altissimo a prescindere dal fatto che questa mi abbia denunciato, non denunciato, bla bla bla, ho un tono di voce altissimo, quindi se vedete che abbasso un pochino il tono della voce nei video e parlo più da persona normale, avete già capito il motivo, perché qua c'è la denuncia qua davanti. Io sinceramente non so cosa rispondere, che poi è un testo gigante dove conferma che io l'ho aggredita verbalmente, che sono la sua vicina di casa, il nome di mia mamma, di mio papà e bla bla bla. Io spero soltanto che questa cosa non influisca sulla fedina penale, perché non è una cosa che è penalmente punibile, tra virgolette, perché per aggressione verbale è un altro discorso. Però se tu non hai prove, tu vai alla polizia, potresti dire tranquillamente anche che io ho lanciato un coltello alla finestra. Però nel momento in cui si viene a scoprire che effettivamente io non ti ho lanciato nessun coltello, i vicini hanno sentito la discussione e si sono accorti del fatto che io non ho aggredito nessuno, ho semplicemente detto mentre chiudevo la finestra: ma vai a cagare. Non mi pare un'aggressione così potente, cioè ragazzi, mica l'ho insultata. Semplicemente perché in quel momento tu mi vieni, ti affacci, mi urli: ma guarda, quando la smetti di queste cazzate e urlare tutto il giorno. Allora io in quel momento ho tolto proprio lo scudo da persona rispettosa e niente, ho risposto in questo modo, perché davvero non ce la facevo più. A me dispiace, posso anche dirtelo qui in video, a me dispiace averti risposto così, però sinceramente fammi arrivare una denuncia a casa, mettere paura ai miei genitori, perché chissà che cosa ho fatto, ci sono io che ti ho mandato a cagare dalla finestra, mi fa arrivare una denuncia a casa, cioè capisci che è un attimo sgravato, no? Io sono sicurissima che nessun carabiniere o poliziotto, quello che è, verrà mai qui sotto casa a farmi delle domande
del tipo: quanti anni hai? 16. Che cosa hai fatto? È andato a cagare la mia vicina. Cioè, ragazzi, si fa una risata e se ne va. Poi qui nel vicino ci sono tantissimi ragazzi che mi seguono, quindi secondo me ad alcuni fa anche piacere sentire in anteprima i miei video urlati dalla finestra. Però vabbè, tralasciando questa piccola chicca, sappiate che non cambierà niente, non è che smetto di fare video perché questa mi ha denunciato, anzi andremo avanti. Poi un giorno forse faremo anche un video dentro casa sua dove urliamo. No vabbè, forse così, così forse la denuncia ce la becchiamo. E boh, niente, sono molto soddisfatta. 16 anni, prima denuncia. Dai che ne arrivano altri. Io sono una persona normalissima, quindi non giudicatemi dicendo: oh, ma come ti sei permessa a mandare a cagare la tua vicina di casa e bla bla bla. Perché davvero siamo un attimo arrivati al limite. Io sono una persona che, ripeto, su queste cose non transige. Sono di queste idee. Di famiglia in famiglia c'è un insegnamento diverso. Io ho imparato a rispettare il prossimo. Però nel momento in cui non vengo rispettata e mi vengono messi i piedi in testa, e rispondo. E in più volevo chiedervi un'ultima cosa. Cioè, io avevo in mente di iniziare un nuovo format su questo canale. Avete presente i video tipi di mamma, tipi di compagni di classe, come li facevo 4 anni fa? Ecco, vorrei tornare a quel genere lì perché, diciamo, con il genere che sto portando adesso non mi ci trovo molto. Mi diverto a registrare alcuni video, ma altri li faccio un pochino così, un pochino svogliata. Quindi vorrei fare qualcosa che mi appassiona. Essendo che in questo periodo sono molto ispirata a fare questo genere di video, volevo sapere un pochino la vostra opinione. Mi raccomando, seguitemi sul mio profilo Instagram, perché questa cosa della denuncia già ve l'ho detta in anticipo lì. Quindi qualsiasi informazione, davvero seguitemi sul mio profilo Instagram, CVShow Official, lì do tutte le informazioni. Ogni tanto metto post, faccio un po' la stupida, più di quanto io già non lo sia, quindi è pazzesca come cosa. E niente ragazzi, io spero che questo video tra virgolette vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale, mi raccomando, che siamo quasi a 500.000. Detto questo, niente, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.